Buongiorno e benvenuto a Radio Roma Capitale. Buongiorno a tutti voi. Allora, Presidente, siamo ormai alla fase finale di questa campagna elettorale. I dati del primo turno erano Bonelli 31,23%, Marchion 45%, però si riparte da 0 a 0, come ormai si dice abitualmente in ogni ballottaggio. Un rammarico per una cosa su cui si era impegnato e non ce l'ha fatta nel corso di questi 5 anni di presidenza del municipio, e anche le due cose su cui mette la faccia se lunedì è il nuovo presidente per i prossimi 5 anni. Il rammarico è una grande opera che da anni, anche prima della mia ultima elezione, cioè 5 anni fa, è in progetto. In realtà in questi anni siamo riusciti a ottenere un progetto più esecutivo, ma è quell'opera che consentirebbe al nostro territorio di avere una delle uscite e delle entrate più importanti, che è salari e prati fiscali. È un'opera grande, anche molto costosa, è una delle tante opere che ha dovuto subire i tagli che Roma Capitale, come d'altronde tutti i comuni d'Italia, hanno subito. È quell'opera che consentirebbe sia di decongestionare il traffico, che in quel tratto è molto pesante, e in più darebbe ai cittadini residenti del nostro municipio la possibilità di muoversi con più velocità, tranquillità, ma soprattutto anche dal discorso di inquinamento. Meno traffico vuol dire meno inquinamento, una mobilità anche del trasporto pubblico sarebbe più agevolata. Insomma, uno di quegli interventi che andrebbero a risolvere veramente a tante persone la qualità della vita la mattina appena ci si sveglia per andare a lavorare. E i due impegni su cui mette la faccia in caso di rielezione? Guardi, io ho potuto impostare la mia campagna elettorale in questi mesi senza fare nessun tipo di promessa, se non in realtà la campagna elettorale l'ho impostata proprio tirando fuori l'enorme lavoro che noi abbiamo svolto in questi 5 anni, che è confrontabile. Io infatti ho chiesto non soltanto al nostro elettorato, ma a tutti i residenti, i cittadini, di andare a vedere, di documentarsi, di verificare se in questi 5 anni li abbiamo rappresentati e ce l'abbiamo messa tutta. Ecco perché io le dico che non faccio promesse. L'impegno che posso prendere è continuare un lavoro che abbiamo avviato in questi 5 anni, con la speranza, e questo lo dico con molta serietà e schiettezza, con la speranza che le risorse ci consentano di dare quelle risposte più, come dire, visibili: le strade, la manutenzione delle scuole e così via, cioè cose dove servono risorse e non soltanto la buona volontà. Quindi il mio impegno nei confronti dei cittadini è quello di continuare a esserci, a metterci la faccia come abbiamo fatto in questi anni. Tra le cose fatte in questa consiliatura, una cosa che ha fatto molto discutere, positivamente e negativamente, secondo i punti di vista, è l'autovelox che ha disseminato nel territorio del quarto municipio. Poi qualcuno ha detto non sono mai entrati in funzione, lei ha ribattuto, non è vero, sono entrati in funzione, semmai in ritardo. A che punto stiamo? E qual è la ratio di questa scelta, che è un po' unica nella città di Roma? Nelle strade, diciamo, interne. Indubbiamente impopolare ovviamente per gli automobilisti che non rispettano il codice della strada, evidentemente, ma è una scelta, una delle tante scelte che il nostro municipio direi esclusivamente sono state prese nel nostro territorio, confrontando con tutto il resto della città. Secondo me è un atto di responsabilità. Lei capisce che soprattutto io in questi anni mi sono sentito molte volte, pur non essendo artefice diretto, attore principale, ovviamente responsabile di alcuni incidenti importanti, di feriti, addirittura alcune volte le persone hanno perso la vita. Allora, ci sono dei tratti di strada nel nostro municipio venivano utilizzati come piste da corsa. Capisco che per i cittadini può risultare una vessazione dell'amministrazione, tra l'altro le multe che vengono elevate non sono incassate dal municipio ma dal comune centrale, ma è un atto di responsabilità, ripeto, impopolare. Ma di fronte alla sicurezza, alla tutela dei pedoni, dei ciclisti, immaginiamo gli anziani quando attraversano la strada su strade importanti di viabilità grande, via degli Ioni o via Tutto Gronchi, allora bisognava dare uno stop perché la situazione stava perdendo il controllo. E per quanto riguarda il parere dei cittadini, io le posso dire che tante persone si sono lamentate, ma tante altre invece hanno apprezzato e ci hanno chiesto di installarli anche altrove. Mettere in sicurezza le strade del nostro territorio credo che faccia parte di uno dei compiti di un amministratore locale. Questo noi abbiamo fatto e quello era l'intento, insomma. In conclusione le chiedo scusa.
Tra l'altro il posizionamento di questi velocchei il posizionamento è stato condiviso con la Polizia Municipale. La Polizia Municipale ci ha fatto l'elenco delle strade più pericolose, dove le autovetture vanno molto veloci, e noi lì le abbiamo volute mettere. Quindi è stata una cosa, come dire, tecnica, non è una volontà politica, le mettiamo là piuttosto che là. È stata una cosa che abbiamo condiviso con chi si occupa di viabilità e della sicurezza delle strade. In conclusione, Presidente, le chiedo una notizia di servizio. Come sta andando con le tessere elettorali? In tutti i municipi di Roma sono stati aperti gli uffici e, diciamo, no stop per consentire a chi aveva la tessera elettorale esaurita di cambiarla anche nel terzo municipio, ex quarto municipio. Ovviamente gli uffici sono aperti. Ci sono file? Diamo qualche informazione specifica, perché sono in tanti anche in questo momento dalla zona da lei amministrata che ci chiedono notizie per andare a prendere la nuova tessera elettorale. Ottima domanda, ho fatto benissimo, così diamo veramente la comunicazione di servizio. E in realtà abbiamo aperto tutte le nostre sedi, anche quelle distaccate, abbiamo 3 sedi che sono operative e rilasciano i certificati elettorali. È vero che c'è stato un periodo dove, insomma, c'è un appesantimento, il numero delle persone, soprattutto nei municipi che accolgono e ospitano così tante persone, il nostro è il più popoloso di Roma, quindi immaginare un concentramento di persone che si recano per ritirare la scheda elettorale è veramente difficile da, come dire, da sanare. E non a caso abbiamo aperto tutte le sedi disponibili che rilasciano questi certificati. Le voglio dire una cosa: sabato e domenica scorso nella sede principale anagrafica di Via Fracchia io mi sono recato, ho fatto anche delle foto che poi ho messo tra l'altro su Facebook e così via. Gli uffici erano vuoti. Sabato e domenica hanno rilasciato una cosa come 64 schede elettorali. Perché questo avviene? Perché la gente si reca soltanto a ridosso, cioè si ricorda piuttosto che lo fa quando ha un minuto, però proprio a ridosso della consultazione elettorale. Invece il sabato, due sabati prima, cioè quando c'erano le elezioni, c'erano 400 persone in fila a prendere la scheda. Tutto sta un po' a organizzarsi, c'era il personale tra l'altro pronto che non, però non faceva nulla perché le persone non andavano. E abbiamo fatto questo sforzo di aprire tutte le sedi, e guardi, quando dico sforzo vuol dire che il personale che c'è lo devi distogliere da altri servizi che comunque i cittadini devono avere, però insomma in questi giorni spero che il municipio abbia dato risposte esaudienti. Spero che non si reghino coloro che non ce l'hanno sabato e domenica, oggi stesso è tutto aperto, tutto operativo, e insomma lavoriamo per creare meno disagi possibili. Sono in contatto con chi ha competenze dirette, non è di certo la parte politica, e che mi ha garantito che il personale c'è, che gli sportelli sono al massimo, tutti aperti, tutti quelli che ci sono aperti e operativi, e speriamo bene. Insomma, comunque fino a lunedì alle 15:30, alle 14:30, sì, fino alla chiusura di seggi. Esattamente. Io ringrazio Cristiano Bonelli, presidente del quarto municipio, ora terzo municipio, e candidato nel ballottaggio che si terrà domenica e lunedì per il centrodestra. Grazie e buon proseguimento di giornata. Ma grazie a voi, grazie a tutti, grazie.